Nanna era il dio sumero della luna. Era venerato da diverse culture mesopotamiche, tra cui i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi e gli Assiri. Nanna era figlio di Enlil, un importante dio del Pantheon, padre del dio del sole Utu e della dea dell'amore e della guerra Ishtar. Come dio della luna, Nanna rappresentava la luce notturna, i cicli del tempo e influenzava le maree e la crescita delle piante. Si riteneva che questo dio fosse una divinità saggia e benefica, che forniva luce di notte e guidava i viaggiatori con il suo dolce bagliore. La luna aveva un'importanza immensa nell'antica cultura mesopotamica. Era associata allo scorrere del tempo, ai cicli lunari e al conteggio dei mesi. I mesopotamici usavano le fasi lunari per pianificare l'agricoltura, condurre pratiche religiose e stabilire eventi importanti. Le eclissi lunari erano considerate eventi particolarmente notevoli e venivano interpretate come presagi celesti. Nanna era anche collegata alla divinazione e ai sogni, poiché la luna poteva influenzare il regno spirituale e la psiche umana. L'adorazione di Nanna era comune nell'antica Mesopotamia. Il dio della luna aveva templi e santuari in città come Ur, Arran e Urkesh. Questi centri di culto erano importanti istituzioni religiose e culturali con rituali e offerte in suo onore.